Diamo inizio a questo momento di preghiera molto semplice. La preghiera che voleva Padre Pio, la recita del Santo Rosario. Abbiamo detto in questi giorni che è stato al Triduo, Padre Pio recitava tanti e tanti rosari, quindi se ne abbiamo già recitato uno, un altro non ci fa male. E mediteremo i misteri dolorosi, sono i misteri della riparazione, soprattutto perché vanno bene per la figura di questo grande santo che è Padre Pio, stigmatizzato, che ha portato impresse per 50 anni le piaghe del Signore. E lui, sì, che benedico tutti, chiedi anzi al Superiore che dia a lui per me questa ultima benedizione. E Pia, e Tulluccio, i nipoti, e famiglie, e Suor Pia, cosa dico? Essi sanno quanto li ho amati, mi ha risposto scoppiando in lacrime. Li benedico tutti, li benedico tutti. Thank you.
meditando così sulla morte di Padre Pio, possiamo anche noi chiedere, Signore, aiutaci, perché ogni giorno possiamo unire le nostre sofferenze a quelle di tuo Figlio Gesù, perché nessuna sofferenza rimanga senza frutto. Noi sappiamo che se soffriamo con Cristo anche regneremo. Padre provinciale ci darà la benedizione, portando delle righe di San Pio di Quantino, e poi procederemo per la fiaculata, la croce, subito dopo Luca prenderà lo stendardo, ci avvieremo verso il convento, poi con la reliquia che verrà caricata sul cimo. Riceviamo la benedizione. Il Signore sia con voi. San Pio da Pietrelcina, vi benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie. Padre Pio, aiutami.